Noi abbiamo creduto sin dal primo momento nella validità dei vaccini e abbiamo risposto veramente in maniera unanime e totale. Tutti quelli che potevano vaccinarsi oggi lo hanno fatto. È stato tutto improvvisato perché la comunicazione l'abbiamo avuta venerdì, abbiamo organizzato tutto tra venerdì e domenica, però ci siamo qui ed è importante esserci. Ha preso oggi l'avvio in Puglia delle terze dosi anti-Covid per oltre 150 docenti delle scuole, in concomitanza con la partenza ufficiale nella nostra regione della campagna dedicata al personale docente e non docente per il richiamo vaccinale. Sarà possibile vaccinare tutto il personale over 40 e che abbia completato il ciclo da almeno 6 mesi. 5 le prime scuole coinvolte oggi a Bari per le terze dosi, il liceo Salvemini, liceo Bianchi, Dottula, CPA, 26° circolo didattico e liceo Scacchi, per un totale di 311 istituti scolastici presenti su tutto il territorio provinciale. La platea è di circa 26.000 docenti e personale ATA. Li stiamo chiamando attivamente perché abbiamo visto che, così come nella prima fase della vaccinazione, la chiamata attiva è più efficace, quindi si riesce a raggiungere una percentuale più alta di adesione. Le scuole hanno risposto prontamente, naturalmente ci sono problemi organizzativi. In realtà era la scuola che chiedeva a gran voce la possibilità di fare la terza dose. Direi che le scuole stanno rispondendo con molta attenzione, con molta responsabilità, e quindi ci auguriamo che questo ci consenta di avere le scuole sempre aperte per tutto questo anno scolastico. La speranza infatti è proprio quella di mettere al sicuro tutti, i bambini compresi, nel più breve tempo possibile, al fine di mantenere la scuola in presenza. Speriamo di avere al più presto l'autorizzazione a vaccinare anche sotto i 40 anni. Speriamo anche che si chiarisca bene la possibilità di vaccinare anche le persone di minore età, perché è chiaro che per noi avere la possibilità di ridurre il rischio di contagio nelle scuole, avendo ovviamente la sicurezza di poter fare il vaccino senza danni anche ai nostri bambini, questo per noi sarà molto molto importante, perché la scuola in presenza è importantissima. Il vaccino ci consente di gestire la scuola in presenza, restituendo a noi tutti comunità, contatto, affetto e relazioni umane che in questo modo si stanno ricostruendo.